aspettiamo un bellissimo arrivo. Parliamo di Alfa Romeo Giulia 2002 Turbo Diesel 150 cavalli in questo splendido allestimento super. Dotata di cambio automatico e una vettura immatricolata da aprile del 2018 con soli 85.800 km all'attivo. Bellissimo, sicuramente importante il colore della scocca nero lucido con questa metallizzatura molto importante, bellissimi naturalmente, tipici di Alfa Romeo Giulia, gli spoiler anteriori con queste punte molto aggressive. Facciamo subito un focus sul nostro cerchio in lega da 18 pollici con pinze rosse, quindi sicuramente un bellissimo design e una piccola chicca naturalmente a livello estetico. Per quanto riguarda la nostra fiancata ritroveremo le linee dinamiche di tensione che vanno ad abbracciare le maniglie e il battitacco inferiore. Naturalmente tone to tone, quindi abbiamo tutta la nostra gestione delle nostre cristalli naturalmente nera, senza cromature, in modo tale che dà questa completezza nel nostro black totale. Per quanto riguarda il posteriore, naturalmente bellissimo che contraddistingue la Giulia con i nostri sensori di parcheggio e doppio scarico cromato. Per quanto riguarda il nostro bagagliaio, eccolo a voi. Naturalmente sotto troveremo il nostro kit di riparazione gomme, un bagagliaio sicuramente importante, molto bello esteticamente con questa apertura speciale. Ora andiamo a scoprire gli interni che sono bellissimi. Eccoci a bordo, sicuramente un'auto molto importante con questa pelle predominante color mattone, bellissima esteticamente, che va a contrasto con le sedute laterali dotate di ganci Isofix per i bambini in tessuto naturalmente nero che va in pandan con le cinture di sicurezza, quindi abbiamo questa ripresa dei due colori principali predominanti sull'intera gamma della vettura. Bracciolino centrale in pelle con doppio vano porta bibita, naturalmente climatizzatore che richiama anche posteriormente, ingresso naturalmente 12 volt e le nostre comodissime retine porta oggetti sulle sedute principali anteriori. A pannello portiera facciamo vedere che non solo abbiamo la ripresa del rosso ma anche a fianco della nostra apertura il nostro richiamo anche per quanto riguarda il buffering del nostro audio. Scopriamo il Parliamo di una super sportiva, quindi comunque abbiamo sicuramente delle sedute molto importanti per quanto riguarda l'anteriore, questo cruscotto digitale che è leggermente inclinato verso il lato guidatore, quindi io avrò a portata di mano tutto il pad e tutta la gestione di tutto l'infotainment. Naturalmente climatizzatore automatico B-Zone, tutta la nostra gestione dei vani portabibite con il nostro accendisigaro, tutto naturalmente richiudibile. Ingresso da 12 volt da USB per quanto riguarda invece la gestione dei collegamenti. Cambio naturalmente automatico con tutta la nostra gestione direttamente a pannello dove troveremo anche la gestione del nostro menu. Naturalmente freno e stazionamento elettronico, nemmeno a dirlo, e il nostro volante con l'avviamento della nostra Giulia direttamente posizionato qui in angolare in basso, con limitatore cruise control, comandi per la connessione Bluetooth e gestione del viva voce, cristalli invece con sensore pioggia, quindi tergicristalli che partiranno in automatico in base all'impostazione della velocità della pioggia, e gestione luci sulla nostra sinistra dove avremo la gestione delle fendinebbie anteriore e naturalmente dell'automaticità dei nostri sensori luce. Per quanto riguarda invece i sensori di parcheggio e start and stop sono tutti disattivabili nella nostra parte di sinistra, lato conducente, cristalli elettrici anteriori e posteriori. È una vettura speciale con richiamo anche per quanto riguarda le luci di cortesia anche posteriormente, cielo chiaro che va a dare questo contrasto importante con il colore predominante dei nostri interni. Vieni a scoprirla in pronta consegna, vieni e prenota un test drive per questa splendida Giulia sul nostro sito rattix.com.